SIGEP 2023, la fiera continua e continua incontrando tanti amici nei corridoi di questa manifestazione fieristica che con questo 2023 riprende il suo grandissimo percorso di successo. Sono tantissime le persone nei corridoi e ogni tanto fa capolino qualche amico che non incontri da tanto tempo. È il caso di Gaetano Barbuto, il re del breakfast. Gaetano, è un grande piacere e un grande onore ospitarti qui attraverso i microfoni di Oreca TV e Orecanews.it. È gioia mia, sono molto felice di essere qui con te, con voi e saluto tutto il pubblico. Spieghiamo innanzitutto chi sei, che cosa fa Gaetano Barbuto per il settore Oreca. Ah, chi sono? Sono un po' il portavoce dell'Officina del Breakfast, questo artigiano del breakfast che da circa 25 anni porta per il territorio nazionale un messaggio di ospitalità attraverso il breakfast, questo fantastico momento di prima colazione che lascia un ricordo sicuramente indelebile nella mente e nel cuore di ogni singolo ospite. È uno strumento veramente che aiuta a fidelizzare il proprio mercato. Diciamo che non c'è un metodo unico per andare a preparare la prima colazione nel settore dell'ospitalità, ma esistono dei parametri standard da andare a rispettare e tu attraverso i tuoi incontri specializzati vai a insegnare proprio questo. Ma certo, ogni casa ha una sua identità, passiamo dall'agriturismo all'hotel a 5 stelle, a un albergo, a una struttura business e quindi ogni singolo mercato è diverso, ma il fattore X sicuramente è quello dell'accoglienza e ospitalità. Questo fattore X, perché un croissant, il pane buono ce l'hanno tutti praticamente, è chiaro che poi ognuno acquisisce una propria identità, ma quel fattore X che è quel sorprendere l'ospite attraverso il gusto, il cibo che diventa uno strumento di ospitalità, questo sicuramente in un'era dove non c'è più tempo per le attenzioni sicuramente fa la differenza su ogni qualsiasi servizio. Diciamo anche che coccolare il cliente per una struttura di ospitalità è fondamentale. Assolutamente, in genere si tende, è chiaro che non è il vostro caso, ma si tende a banalizzare, coccolare, ma coccolare sicuramente è l'imperativo, sicuro. E allora per contattarti, per avere maggiori informazioni rispetto ai tuoi corsi, a ciò che fai per la prima colazione non solo nel settore dell'ospitalità, qual è l'indirizzo email a cui poter scrivere? Ma è officinadelbreakfast@gmail.com, poi sui social, sulla pagina Facebook, ci trovate sicuramente attraverso i social. Vi aspettiamo, a presto. Grazie. Allora io nel frattempo proseguo per fare altre interviste, attendo tue novità per tutti gli eventi particolarmente invitanti del 2023. Ah, sicuramente, grazie Fabio. Gli eventi, l'ultimissimo evento che avremo fra qualche giorno, il 16 febbraio, è presso l'Hotel Corallo di Riccione, Breakfast Lovers Hotels. Quindi questa giornata dedicata interamente all'ospitalità, dove ci saranno diversi professionisti che eseguiranno degli speech tematizzati sul tema breakfast a tutto tondo. Giornata molto fitta e intensa di argomenti. Non vi iscrivete perché siamo già sold out, oltre 400 iscritti in meno di 2 giorni e mezzo. Siamo non felici di più. Vi aspettiamo, a presto. Posso andare? Sono stato bravo?